Buonasera Presidente, allora è arrivata questa seconda sconfitta consecutiva, la prima in casa, Pescara che ci ha provato, alla fine ci fosse scappato il pareggio, non ci sarebbe stato da gridare allo scandalo. Ma non ci sarebbe stato proprio da gridare a nulla, perché secondo me il risultato più giusto dopo la partita di oggi sarebbe sicuramente stato il pareggio. E loro sono stati bravi a sfruttare le due palle che hanno avuto e noi abbiamo fatto un bel gol con Maestro. Ne potevamo fare un altro ancora prima del 2-1 loro con Maestro. Štulac che ha tolto la palla per una frazione di secondi dai piedi di Maestro, che bastava solo che l'appoggiasse. Calcio è questo, però credo che la prova dei ragazzi sia stata una prova assolutamente positiva. Io dopo Reggio Calabria avevo qualche dubbio e ed ero un po' arrabbiato. Oggi no, assolutamente. Oggi c'è da fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita contro una grande squadra. Senza voler gettare la croce addosso ai difensori, l'Empoli ha segnato due gol su due errori però del reparto difensivo, tra l'altro il primo sugli sviluppi di un angolo, il secondo in un'azione di gioco, però Romagnoli prima e Moreo dopo si sono trovati praticamente liberi nel saltare di testa. Beh, nella prima mi sembra che uno dei giocatori che non c'entra niente con i difensori si sia perso Romagnoli. Come Onga. E quindi ha avuto modo di saltare, anche se alto, di saltare in piena tranquillità. Sul secondo sicuramente è stato un errore in uscita, perché se quella palla in uscita la prendiamo noi è chiaro che l'azione finisce lì, invece l'errore nostro in uscita, poi abbiamo preso un gol che chiaramente va dato merito anche agli avversari, perché Moreo ha fatto un bel gol, ha anticipato, ha fatto un bel gol. Pescara oggi senza i due attaccanti titolari, questo è stato sicuramente un problema che alla vigilia fino a qualche giorno fa nessuno se lo poteva immaginare, queste due assenze comunque Presidente hanno pesato, senza voler ovviamente nulla togliere alla prestazione di Bocic e poi di Belloni. No, no, ma infatti prima di tutto vanno fatti complimenti a chi ha sostituito i due attaccanti, però è chiaro che pesano le assenze, perché noi abbiamo preso Seterre e Asensio per farli giocare, se non ci sono chiaramente pesano, però devo dire che i ragazzi oggi che l'hanno sostituito hanno fatto sicuramente una bellissima partita. A proposito di attacco, Presidente, notizia che sta rimbalzando sui siti nazionali proprio in questi minuti, l'assalto del Pescara, così si dice, a Giampaolo Pazzini. Cosa c'è di vero? È una voce che comunque era già circolata anche nei giorni scorsi. Non c'è nulla di vero, perché non c'è nessun assalto, quindi non c'è assolutamente nulla di vero. Ma è un giocatore che potrebbe interessare al Pescara? Ma credo che Pazzini interessi a tutta la Serie B e anche parte della Serie A, non solo della Serie B, ma sicuramente Pazzini avrà altre idee e quindi probabilmente, non lo so, andrà a giocare da qualche altra parte. Noi non abbiamo fatto nessun assalto, questo ve lo posso dire. Avevamo chiesto con molta sincerità, avevamo chiesto la disponibilità, ma ancora durante il mercato. E devo dire la verità, il giocatore non ha dato questa disponibilità, nel senso che non preferisce fare altro, e quindi noi ci siamo ritirati di buon ordine. Se dovesse però ripensarci nei prossimi giorni e dovesse accettare una Serie B, Pescara tornerebbe alla carica? Ma io spero che nei prossimi giorni di rivedere Seterre e Asensio in forma e basta. Presidente, Oddo non è preoccupato per questo inizio di campionato, 3 partite, 1 punto, lei? Neanche io. Ero un po' preoccupato dopo la partita di Reggio Calabria per come l'abbiamo giocata, senza cattiveria, senza quella, facendo anche vedere che non abbiamo giocato a Reggio Calabria. Nonostante tutto potevamo andare in vantaggio sul rigore e magari si sarebbe vista anche un'altra partita. Però dopo Reggio Calabria mi ero un po' preoccupato. Oggi assolutamente no, perché Pescara ha giocato una buonissima partita contro una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per andare in Serie A. Martedì, Presidente, c'è già di nuovo il campionato, non c'è tempo per pensare a questa battuta d'arresto, si giocherà a Venezia, insomma l'obiettivo è quello di riscattare almeno sul piano del risultato la sconfitta di oggi. Ma è chiaro che poi non è che puoi sempre pensare gioco bene e perdi, è chiaro che devi qualche volta magari meglio giocare male e vincere. Però credo che col lavoro poi si arrivi anche ai risultati, quindi il Pescara sta cominciando a carburare, quindi diamogli il tempo che merita, noi non siamo assolutamente preoccupati, per cui il tempo materiale che questa squadra sia a posto in tutti i suoi elementi, anche fisicamente, poi il Pescara cambierà marcia. Per chiudere, Presidente, il calendario ovviamente in queste prime giornate
lo dicono proprio i nomi delle squadre che il Pescara sta affrontando, non è un calendario favorevole: martedì il Venezia, poi il Frosinone. Insomma, si sapeva probabilmente che ci poteva essere qualche problema nelle prime giornate, considerando anche la partenza ritardata. Sì, ma non è che poi dopo Frosinone arrivano le partite facili. In questo campionato le partite facili non ci sono, quindi dobbiamo pensare che Frosinone è uguale a qualsiasi altra squadra e quindi dobbiamo giocarci tutte le partite. Io non sono del parere che oggi sono difficili e poi diventano facili, assolutamente no. L'ultimissima, Presidente, qualche giorno fa, in occasione di un evento commerciale della società, lei aveva detto che stanno continuando queste trattative per quanto riguarda la società. Ci sono delle novità, ci saranno delle novità a breve? Quando ci saranno ve le dirò.